Billy guardò l'orologio sul fornello a gas. Aveva un'ora da passare prima che arrivasse il disco volante. Andò nel soggiorno, dondolando la bottiglia come una campanella per il pranzo, e accese la televisione. Cominciò a perdere la nozione del tempo. Vide il film della notte, dalla fine, poi ancora dall'inizio. Era un film sui bombardieri durante la Seconda Guerra Mondiale e sui loro coraggiosi equipaggi. Vista a rovescio da Billy, la storia era questa. Gli aerei, pieni di fori e di feriti e di cadaveri, decollavano all'indietro da un campo d'aviazione. Quando furono sopra la Francia, alcuni caccia alleati li raggiunsero, sempre volando all'indietro, e succhiarono proiettili e schegge da alcuni degli aerei e degli aviatori. Fecero lo stesso con alcuni bombardieri distrutti, che erano a terra e poi decollarono all'indietro, per unirsi alla formazione. Lo stormo, volando all'indietro, sorvolò una città in fiamme. I bombardieri aprirono i portelli del vano bombe, esercitarono un miracoloso magnetismo che ridusse gli incendi e li raccolse in recipienti cilindrici d'acciaio e sollevarono questi recipienti fino a farli sparire nel ventre degli aerei. I contenitori furono risistemati ordinatamente su alcune rastrelliere. Anche le persone, là sotto, avevano degli strumenti portentosi, costituiti da lunghi tubi d'acciaio. Li usavano per succhiare altri frammenti dagli aviatori e dagli aerei. Ma c'era ancora qualcuno di loro ferito e qualche bombardiere era gravemente danneggiato. Tuttavia, i caccia tornarono ad alzarsi e rimisero tutti e tutto a nuovo. Quando i bombardieri tornarono alla base, i cilindri d'acciaio furono tolti dalle rastrelliere. C'erano degli stabilimenti impegnati giorno e notte a smantellarli, a separarne il pericoloso contenuto e riportarlo allo stato minerale. Cosa commovente, erano soprattutto donne a fare questo lavoro. I minerali venivano poi spediti a specialisti in zone remote. Là dovevano rimetterli nel terreno e nasconderli per bene in modo che non potessero mai più fare male a nessuno. Gli aviatori americani lasciarono l'uniforme e diventarono dei ragazzi. E Hitler, pensò Billy, divenne un bambino. Questo nel film non c'era. Billy stava estrapolando. Tutti tornarono bambini e tutta l'umanità, senza eccezione, cooperò biologicamente fino a produrre due individui perfetti di nome Adamo ed Eva.